Il Papa tuona ancora una volta contro una nuova forma di schiavitù. L'occasione viene dall'incontro internazionale promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze sul tema del narcotraffico. Nella casina Pio IV, esperti e responsabili di associazioni chiamati a lottare contro un fenomeno in crescita. Ricercatori, medici, magistrati, delegati ONU e qualche amico personale di Francesco. La droga è una herida in nostra società. Una herida que atrapa a mucha gente en las redes. Ya son víctimas que han perdido su libertad para caer en esta esclavitud. Esclavitud de una dependencia que podríamos llamar química. Sono 250 milioni le persone che fanno uso di sostanze o sono vittime di qualche dipendenza. Le cause sono molteplici, dall'assenza della famiglia, alla pressione sociale, al perseverare dei trafficanti di morte, al desiderio di una felicità momentanea che si trasforma presto in devastazione. E accanto al lavoro di recupero e di prevenzione per Francesco, occorre incrementare la lotta al crimine organizzato e al narcotraffico. La sua è una denuncia contro le forme di corruzione e di riciclaggio presenti nel sistema di distribuzione della droga. Ci non queda altro cammino che il di remontar la cadena che va desde il commercio de drogas en pequeña escala hasta las formas más sofisticadas de lavado que anidan en el capital financiero y en los bancos que se dedican al blanqueo del dinero sucio. Un sistema mafioso, spiega il Papa, che arriva persino a uccidere chi combatte contro questa forma di schiavitù. Non è escluso che Francesco abbia pensato a padre Juan Viroche, sacerdote argentino trovato morto nella sua parrocchia di Nuestra Signora della Valle. Un suicidio sospetto per un uomo completamente dedicato alla lotta contro il narcotraffico e le nuove forme di schiavitù.